di essere molto breve. Grazie. Però alcune cose le dovete lasciare dire, troppo appassionante il vostro congresso. Bene, chers amis, avantuccio, voglio conversare la vostra invitación. E c'è un gusto a portare l'invitación sincera del nostro sindacato. È con un piacere assolutamente particolare che noi partecipiamo a questi lavori di questo vostro congresso, i quali guardiamo con grandissima attenzione in un momento storico ricco di trasformazioni, non privo di elementi di riflessione, anche per le nostre comunità, perché è un mondo pieno di contraddizioni. Io credo che un congresso è per sua natura un momento importante, penso anche che lo è per voi in maniera specifica, perché siete un sindacato particolare, speciale. Avete un compito importante, unico, ed è il compito di difendere la Sardegna, la sua gente, di difendere la gente, i lavoratori e le lavoratrici della Sardegna. Nella relazione di Giacomo Melloni, che ho avuto modo di apprezzare, ci sono due titoli, due argomenti sui quali voglio brevemente fare due sottolineature, uno che riguarda l'identità e l'altro che riguarda lo sviluppo. Molto ci sarebbe da dibattere evidentemente su questi due argomenti, ma io credo che abbia centrato con precisione due problemi fondamentali, nel senso che io condivido il fatto che senza una identità, senza una storia che deve farsi sempre più viva e presente nella società, non c'è sviluppo, non può essere sviluppo, ma cosa che sviluppo è diviso, che senza un valore di fondo non c'è neanche un futuro che piace a voi, un futuro che piace a comunità come la nostra. E senza di questo non c'è neppure lo sviluppo. E di quale sviluppo? Qui due cose sono da già state anche richiamate per certi versi. Senza di questo non c'è neppure lo sviluppo. E di quale sviluppo? Qui due cose sono da già state anche richiamate per certi versi dall'altro intervento di Eliseo Spiga. Ma io credo che lo sviluppo sia uno sviluppo deve essere autocentrato, nel senso che dovete essere voi a decidere qual è il vostro sviluppo. Per fare questo però ce lo dobbiamo dire, non bastano gli ideali, non bastano disegnare dei mondi anche belli ma se restano virtuali. Per fare questo c'è bisogno di autonomia, che deve essere politica, deve essere amministrativa, ma deve essere anche economica. Allora per questo voi, ma credo anche insieme a noi, riprendendo una battaglia che forse dobbiamo tentare di riportare anche a livello europeo, avremo qualche possibilità, non dico di sconfiggere un mondo che sta avanzando, che non piace a voi, non piace a questo congresso, ma non piace neppure a noi. Non piace neppure a noi perché il mondo della globalizzazione, che è l'estremizzazione della libera concorrenza, ha dei valori assolutamente negativi che contrastano con tutto quello che è la storia della civiltà, direi europea, ma di più ancora delle nostre comunità. E la stessa Europa che sta avanzando, che sta venendo avanti, un'Europa che è tutta centrata su una logica di capitali, su una logica di mercati, e poco a che fare con le storie degli uomini e delle donne, con la storia dei lavoratrici, delle lavoratori. Amici sardi, noi valdostani rappresentiamo un piccolo popolo, siamo una goccia minuta nell'oceano dell'Europa, eppure siamo ancora in molti a credere che quando una realtà, sia pure piccola come la nostra, viene inghiottita dal conformismo e perde ogni sua caratteristica, tutto ciò si risolve in una grave perdita per il mondo intero. E lo stesso credo possa valere anche per voi e per tutti quelli che corrono in ogni luogo il rischio di veder cancellata la loro libertà di chiamare le cose con la propria lingua, quindi con il proprio cuore. Ecco perché dicevo all'inizio che guardiamo con molta attenzione a questo vostro congresso. Voi avrete modo di dibattere di sindacato, di lavoro, di occupazione, di economia, di identità. Così facendo dimostrerete di essere vivi, appartenendo a un popolo diverso, di essere quindi un sindacato speciale come speciale il vostro popolo. Un popolo, un sindacato speciale capace di ritrovarsi con altri, diversi, per costruire insieme quelle alternative di cui vi è un profondo bisogno. Io vi saluto ancora cari amici sardi e chiudo dicendo fate tutto questo cercando